Oggi si realizza un sogno. Per essere sincero, se ne realizzano due. Sono coltivati per molti anni. Sono pertanto molto felice e la mia e nostra soddisfazione, nostra perché di tutti gli alpini di Dozza, è veramente grande. Siamo riusciti a portare e organizzare il raduno della sezione bolognese romagnola a Dozza. Inoltre oggi si inaugura in questo caratteristico borgo medioevale il monumento dedicato a tutti gli alpini che sono andati avanti. La realizzazione di questo sogno è il culmine di tante fatiche, di tanto impegno e lavoro volontario di numerose persone, alle quali va il mio e il nostro ringraziamento. In primo luogo lasciatemi ringraziare il presidente della sezione bolognese romagnola, avvocato Cavalier Vittorio Costa. E ha dato un acceso consenso e un grande contributo per il buon esito della manifestazione. Ringrazio il sindaco signor Daniele Manca, e tutta l'amministrazione della città di Dozza per la preziosa collaborazione che ci ha fornito nel preparare e gestire questo nostro raduno. Ringrazio la Proloco per il reale e prezioso contributo che ci ha fornito in tutti questi mesi. Ringrazio il comandante della stazione dei Carabinieri, il comandante dei Vigili Urbani, Don Marco Renzi, per la loro instancabile e preziosa collaborazione. Ringrazio gli sponsor che senza l'aiuto e la generosità che ci hanno dimostrato non saremmo riusciti ad arrivare a tanto. Ringrazio gli abitanti di Dozza che con la loro tolleranza, con la loro gentilezza e simpatia hanno permesso a tanti alpini di invadere pacificamente la loro città. Ringrazio tutte le persone che sono perfettamente integrate con quello che è lo spirito, i sentimenti, i valori morali ed umani di noi alpini. Di costruire questa grande festa. Voglio concludere esprimendo la mia grande scena nel contesto culturale e locale della città. Il monumento sarà la traccia della presenza degli alpini in questo antico borgo medioevale. Grazie a tutti. Viva gli alpini! Credo che il vostro gruppo vada ricordato e il vostro corpo vada ricordato per quello che siete realmente. Anche in periodo di pace siete nelle condizioni di dimostrare con la vostra solidarietà, col vostro impegno, come rendersi utili. E voi, posso dire, siete sicuramente utili all'intero paese, perché in ogni missione umanitaria, in ogni intervento di calamità, in ogni momento di bisogno, voi siete sempre pronti a dire sì. E credo che questo debba essere un ringraziamento delle istituzioni, del nostro comune, ma devo dire dell'intero paese, che credo debba essere onorato per la vostra partecipazione e il vostro impegno. Siete in grado di esprimere valori di solidarietà e di amore di cui tutta la comunità di Dozza vi deve ringraziare, ed è per questo che credo sia giusto attribuirvi un grande applauso per queste doti che siete in grado di fare. Io sono nato qui e quindi sono particolarmente emozionato. Quando, lo vedete, il possente Massenzio propose Dozza, mi preoccupai un po', perché il raduno sezionale è sempre molto difficile, è un impegno notevole, ma in realtà ieri mi sono accorto che mi preoccupavo più che altro per me, perché l'emozione travalicava i miei pensieri. Per fortuna sotto il cappello si può dire di tutto, e perché è chiaro, tutto viene perdonato. Quindi mi vorrete scusare, e per la prima volta in 6 anni di presidenza ho scritto 2 righe
sul contenuto per evitare troppi errori, troppe dimentiche. Il sindaco si è espresso magnificamente, è un amico ed è diventato un alpino venendo con noi nelle nostre adunate da Reggio Emilia in poi. Ha vissuto il nostro clima, il nostro spirito e adesso è il miglior testimonial dell'associazione qua. Grazie veramente. Sono prima di tutto i ringraziamenti alle nostre autorità. Le nostre autorità sono i consiglieri nazionali qui presenti, Romolo, Soravito, di Firenze e di Udine, che nell'ambito del consiglio portano uno zaino molto pesante. I presidenti delle sezioni qui presenti, Marche, Belluno, Cadore, eccetera, eccetera, scusatemi se qualcuno mi ha detto. È particolarmente piacevole avere qui i nostri presidenti da Zavatti, Svegli e Di Vincenzo, che sono i nostri padrinovi. Grazie per essere venuti. Schieramento a Tedì! Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa delle Alpi, ove la provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, eleviamo l'animo a te, o Signore, che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, salva noi, armati come siamo di fede e di amore. Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, dall'impeto della valanga. Fa che il nostro piede posi sicuro sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi. Rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra patria, la nostra bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. E tu, Madre di Dio, candida più della neve, tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito e ogni speranza di tutti gli alpini vivi e in armi, tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Amen. Chiaramento ricordo. Schieramento riposa. Schieramento a tri. Onori alle bandiere, lavari, vessilli, gagliardetti delle associazioni d'arma e combattitiche e alle croce rossine. Schieramento riposo. Onori al vecchio e nuovo gagliardetto che, scortati dal vice capogruppo e dal capogruppo, lasciano lo schieramento. Schieramento a tri. Schieramento riposo.